cioè un'origine, un punto di origine a cui c'è sempre bisogno di tornare per capire di sé, l'esperienza di un'appartenenza. E allora dico sempre ai genitori di non avere premura di misurare la loro bravura educativa, ma di concentrarsi di più su come trattano sé, la propria persona, perché in qualunque momento un figlio abbia bisogno di riguardare a voi come adulti, a voi come famiglia, girandosi veda uno splendido padre che sta continuando a fare sul serio con se stesso, una bella mamma che al di là delle sue capacità o meno ancora attingono l'uno all'altro per essere se stessi. E questa cosa commuove e riprende i figli sempre. Vi assicuro che non esiste un figlio che prima o poi non riguardi ai suoi genitori, con la certezza, con la fiducia di ritrovare lì un punto da cui partire. Questo perché la bravura dei genitori, il senso della famiglia, questa appartenenza non vale solo se è buona, cioè se i figli vengono su bene. Questa appartenenza vale sempre, rimane come esperienza originaria da cui si può partire tutte le volte che occorre. Educare è semplice, basta che sia vera per me l'esperienza che qui, in questo luogo, attingo me stesso. Se non è vera per me, genitore, moglie, marito, madre, padre, se non è vera per me, adulto, non può essere vera neanche per i figli. E allora, come sempre, la domanda è all'adulto: ma questo luogo familiare è per te il luogo in cui attingi la tua persona? E non si può, se l'esperienza è questa, non si può non fare continuamente riferimento al desiderio di cercare, come dicevo prima, ma qual è l'appartenenza totale, l'appartenenza infinita, l'appartenenza eterna dentro cui ritrovare me? È un'intuizione. La famiglia poggia su un bisogno dell'uomo che intuisce e fa esperienza nel suo piccolo. Due piccole cose, forse non capite bene. La prima cosa, mi suonava un po' male quando relativamente al discorso dei fidanzati, ti sento più re, diceva l'altro ti serve. Questo ti serve mi suona un po' male perché sembrava un discorso un po' egoista, cioè io uso l'altro come luogo della mia crescita, dicevamo, no? Per appoggiare la mia persona per crescere. A me sembrerebbe invece che io devo essere per l'altro il luogo della sua crescita, per farlo sentire appartenere. Questo è un discorso reciproco. Ovviamente detto così mi sembrava, forse l'ho recepito un pochino male io. L'altra cosa, non ho capito perché tutto questo stupore per la preoccupazione e l'educazione. Non solo direi io la preoccupazione, l'educazione è legittima, ma è dovuta. Io tanto di plauso per un fidanzato che si preoccupa già quando non ha i figli dell'educazione dei figli, ma non tanto per il come si fa, anche se l'esempio della mamma che dice al figlio, insomma, mette in mano al figlio la conoscenza della sua abilità è un modo di come si fa, ma tanto
per il come si è. Cioè, se questi ragazzi o anche i genitori non sanno che prima di insegnare a fare bisogna imparare ad essere, cioè ad essere prima io non posso essere un bravo genitore se non sono un bravo marito, una brava moglie e non so alimentare una buona relazione di coppia, mi sembra una preoccupazione molto legittima e molto dovuta. Grazie. Sì, ma rischia di essere una perdita di tempo. Perché? Preoccupandomi del figlio, di che cosa farò col figlio, perdo tempo. L'unica cosa che veramente vale la pena di fare. Di che cosa ha bisogno un figlio? Ha bisogno di avere davanti a sé due esempi di grandi uomini. Ha bisogno di vedere un padre che fa sul serio con la vita, che la vita ce l'ha proprio a cuore, che cerca il significato di sé e dell'esistenza ogni giorno, cioè proprio con le maniche rimboccate dentro nelle cose concrete della vita, fa sul serio. Se per preoccuparmi di che cosa farò con mio figlio mi dimentico di ciò che sono, faccio un grande buco. Io dico sempre ai genitori: di una sola cosa ha bisogno tuo figlio, di vedere te in azione, di vedere come si fa a diventare uomini. Faglielo vedere, e per farglielo vedere devi lavorare con te stesso e con la vita. Allora in questo senso non preoccuparsi. Poi dopo, certo che uno per occuparsi di un bambino due domande se le deve fare, ma il bisogno fondamentale è questo: non fate mancare ai vostri figli l'esempio, come si è sempre detto nella storia, no? L'esempio della vostra bella umanità. Non perdete tempo rispetto a questa cosa. È questo che a me fa dire il problema non sono i bambini. Parlare di educazione non significa parlare di cosa fare con i bambini, cosa dire ai bambini, cosa chiedere ai bambini. Parlare di educazione significa mettere un adulto a disposizione di un bambino. Due adulti, certo. Due adulti, padre e madre, proprio perché hanno queste due modalità differenti, no, di essere sé. La faccenda della coppia, anche qui è soltanto il come la vediamo, non è assolutamente egoismo partire dalla domanda mi serve, perché io, soggetto, metto la mia persona solo là dove ho una convenienza, solo in ciò che percepisco buono per me. Per cui se mi lego a una persona è perché intuisco che questo rapporto mi è utile. Certo, c'è anche un sentimento, c'è un bene per l'altro, c'è il desiderio di essere utile all'altro, ma non mi ci metto a essere utile all'altro se non è un bene per me. Non siamo così buoni, ma se mi permettete, non siamo così sciocchi da metterci a fare qualcosa per l'altro se non lo riconosciamo buono anche per noi stessi. E guardate che questo è un fondamento importante. L'uomo si muove alla ricerca del proprio bene. Questo lo rende capace anche di fare del bene e di comunicare questo bene agli altri. Ma questo partire da sé è molto importante, perché sennò diventiamo... Con facilità ci dimentichiamo di noi stessi e poi non riusciamo a stare nelle cose. Così sempre, quando rimango in un rapporto che si fa faticoso,
non posso rimanere per